Circolo Villani finalmente concreto e vincente. Nell'ultima gara del girone di andata i casertani battono 9-5 la Libertas Perugia e compiono tre passi verso la salvezza. Il cammino è ancora lungo, ma le potenzialità degli uomini di D'Angelo non si discutono ed evitare i play-out appare impresa possibile. A parte un calo nel secondo tempo, i gialloblu hanno saputo mettere alle corde un avversario apparso per la verità non particolarmente organizzato. Si inizia subito con un 5 metri di Trocciola, palla al centro e bella palomba di Menigatti. In un minuto e mezzo i padroni di casa colpiscono in controfuga prima con Trocciola e poi con Rossi. Applausi a 37 secondi dalla prima sirena per il duo Piccolo Trocciola. Assist e gol 4-1 per il Circolo. Tanto equilibrio nel secondo con Susak che accorcia. In avanti il Villani non punge e incassa il terzo gol da Magnoni. Trocciola ha l'opportunità di allungare nuovamente con un penalty, ma stavolta pecca di precisione con la palla che sbatte sotto l'incrocio ed esce. D'Angelo scuote i suoi, il Circolo non può rischiare, allora Fabio Villani sale in cattedra e prima fa segno con una meravigliosa beduina, poi si ripete in beata solitudine e firma il 6-3. Gli Umbri sembrano non avere le capacità per rientrare, eppure Tortioli è bravo a tenere a galla i suoi. Negli ultimi 120 secondi emozione a non finire, Trocciola ribadisce in rete un tentativo di Villani dalla distanza, Magnoni batte Sanza con un tiro a schizzo e a 3 secondi dalla conclusione Fabio Villani fallisce il secondo rigore di giornata. Il numero 11 si rifà molto presto, quindi Trocciola chiude i conti a due passi da Coviello. Non sazio, l'attaccante prova il numero, la palomba sbilancia il portiere ma non la traversa che ribatte il pallone. Finisce con gli applausi per i padroni di casa, attesi sabato prossimo da un match molto più impegnativo contro Lazio.